Reverendissimo Padre Celeste, come delegato pontificio della Basilica, il segretario di Stato, Sua Eminenza Reverendissima Signor Cardinale Pietro Parolin, in data 6 marzo 2018, comunicava al Reverendissimo Padre, comunicatore maestro dell'Ordine dei Predicatori, la nomina da parte della Santa Sede di Fra Giovanni di Stante a rettore della Basilica Pontificia di San Nicola. Eccellenza Reverendissima, ora voglio procedere a mettere in corrido pubblico il nuovo rettore a norma della Costituzione Apostolica del Beato Giovanni Paolo II, promulgata l'8 maggio 1989. Fra Giovanni di Stante è nato a Francavilla, Fontana, il 28 giugno 1949. Entrato giovanissimo nell'ordine domenicano, è stato ordinato sacerdote il 6 luglio del 1974. Ha studiato teologia presso l'Università di Friburgo in Svizzera e l'Istituto Cattolico di Parigi in Francia. Dal 1981, per oltre un decennio, ha prestato servizio come segretario generale dell'Istituto di Teologia Ecumenica San Nicola di Bari e direttore del Centro Ecumenico dei Padri Domenicani di Bari. Ha insegnato storia della Chiesa antica e medievale presso alcune istituzioni teologiche barese. È stato priore della comunità domenicana e rettore della Pontificia Basilica San Nicola in Bari dal 1993 al 1999. Cappellano del Polo Scientifico, Tecnologico e Etotecnico dell'Università di Lecce dal 2000 al 2002, superiore della comunità e rettore della Basilica di Santa Maria della Cultura in Calabria dal 2002 al 2005, priore provinciale dei Domenicani dell'Italia Meridionale dal 2005 al 2009. Dopo una breve permanenza in Atene, in Grecia, è rientrato nella comunità di Bari, dove dal 2012 svolge l'ufficio di sacrista della Basilica ed è stato sottopriore nell'ultimo triennio. Io, Fra Giovanni di Stante, credo e professo fermamente tutto quanto è contenuto nel simbolo della fede, e cioè credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Con salda fede credo pure tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, scritta o tramandata e che viene proposto come oggetto di fede rivelata dalla Chiesa, sia con sentenza solenne, sia tramite il Magistero ordinario e universale. Fermamente abbraccio ogni dottrina relativa alla fede e alla morale che venga proposta dalla Chiesa in maniera definitiva. Inoltre, con intimo e religioso ossequio della mia volontà e del mio intelletto, aderisco a quelle dottrine che sia il Romano Pontefice,
sia il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il magistero autentico, sebbene non intendono proclamarle con atto definitivo. Io, Fra Giovanni di Stanno, nell'assumere l'ufficio direttore della Basilica Pontificia di San Nicola in Bari, prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa Cattolica, sia nelle parole sia negli atti. Con grande impegno e fedeltà adempirò i doveri ai quali sono tenuto nei confronti della Chiesa, di quella universale come di quella particolare, nella quale sono stato chiamato a esercitare il mio servizio secondo le prescrizioni di diritto. Favorito nel compiere l'ufficio che a nome della Chiesa mi è stato affidato, conserverò intatto il deposito della fede che trasmetterò e illustrerò fedelmente, evitando qualsiasi dottrina ad esso contraria. Favorirò la disciplina comune a tutta la Chiesa e con ogni scrupolo curerò l'osservanza delle leggi ecclesiastiche, in primo luogo di quelle contenute nel codice di diritto canonico. Con cristiana obbedienza accoglierò quanto i sommi pontefici proclamano in qualità di autentici dottori e maestri della fede, o stabiliscono in qualità di capi della Chiesa, e insieme coi vescovi diocesani presterò il mio contributo costante perché l'azione apostolica da esercitare in nome del mandato della Chiesa venga svolta in comunione con la Chiesa medesima, pur nella fedeltà alla natura e alla finalità del mio ordine. Così mi aiuti il Signore e i Suoi santi Vangeli che ora tocco con le mie mani. Così potenti e rimandato, conferitemi dalla sedia apostolica. Io ammetto te, Fra Giovanni di Stanno, nell'ufficio direttore della Basilica Pontificia di San Nicola. Possa tu con l'aiuto di Dio, per intercessione di Maria Madre della Chiesa e di San Nicola, ricoprire questo ufficio per molti anni. Thank you.
confidando sempre nel Signore, che come ci ricordava e mi ricordava soprattutto Sua Eccellenza, continua a chiamarmi, e fiducioso nella protezione della Madre di Dio, di San Nicola e di San Domenico, sono molto grato ai confratelli della mia comunità di San Nicola che hanno voluto eleggermi loro priore. Al priore provinciale Fra Francesco la Vecchia, tutta la mia riconoscenza perché mi ha confermato nell'elezione, al maestro dell'ordine Bruno Cadorè che mi ha presentato alla Santa Sede per la nomina a rettore, nomina che è stata comunicata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, in data 6 marzo 2018. A Sua Eccellenza Monsignor Francesco Cacucci, delegato pontificio che mi ha immesso nell'ufficio direttore di questa pontificia Basilica San Nicola. Eccellenza, grazie. Grazie Padre Provinciale, grazie carissimi confratelli per la fiducia riposta nella mia povera persona. A voi carissimi fratelli e sorelle delle confessioni cristiane, a voi confratelli del sacerdozio, a voi religiosi e religiose, a voi autorità civile e militare, a voi rappresentanti delle istituzioni accademiche, giuridiche ed economiche, a voi collaboratori, dipendenti, membri del Comitato San Nicola, della Fraternità Laica Domenicana, dei gruppi Associazione della Basilica, a voi tutti amici, fedeli e devoti del Santo, convenuti, alcuni vedo anche da molto lontano, vedo tra voi alcuni che sono venuti da molto lontano, il mio sentito grazie per questa affettuosa presenza. Signor Sindaco, salutando te per nome, caro Antonio, saluto tutti quanti per nome, grazie per avercela messa tutta, sono due parole, non viene, tu stavi ammirando. Ce l'hai messa tutta per essere insieme con noi questa sera. Il mio commosso ricordo va agli ex rettori domenicani della Basilica, a Fra Girolamo De Vito, a Fra Leonardo Leonardi, a Fra Tarcisio Alessio, a Fra Salvatore Mani. Nel loro nome prometto di dedicarmi in questo per me antico e pur sempre nuovo servizio, in linea con le costituzioni apostoliche che dal 1951 regolano e definiscono la vocazione ecumenica e gli orientamenti pastorali della Basilica, come pure i rapporti della comunità domenicana con la Santa Chiesa, con la Santa Sede e con la Chiesa che è in Bari, e anche in continuità con l'operato dei miei immediati predecessori. Come avete visto, sono tutti presenti questa sera, i miei predecessori tutti viventi e tutti presenti questa sera qui, Fra Ciro Capotosto, Fra Lorenzo Lorusso, Fra Damiano Bova, Fra Giovanni Matera. Ai miei familiari presenti e lontani e a chi ci sta guardando dal cielo, il mio pensiero affettuoso di sempre. Ho ricevuto tanti messaggi, telegrammi, lettere. Desidero parteciparvi, ecco, questo messaggio murale del cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali. Dice tra l'altro: desidero assicurarle il mio ricordo nella celebrazione eucaristica affinché, anche grazie alla sua presenza, tale insigne luogo della storia religiosa di Bari possa continuare a mantenere vivo il legame con l'Oriente cristiano da cui venne il suo glorioso patrono. All'intercessione di San Nicola affido in particolare in questi giorni dove sembrano spirare più intensi venti di guerra la preghiera per la pace nel Mediterraneo, nel vicino e Medio Oriente e nel mondo. Il Signore benedica la missione di ognuno di noi e conceda pace al mondo intero e lunga vita e salute a tutti. E grazie.